Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 15. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Paleo Contatto. Ciao! Stagione 15, episodio 171, mio podcasting, memoria storica, come il governo Draghi gestì la quarta ondata Covid. Ciao! E di questo che andremo a parlare in questo podcast. La quarta ondata Covid, SARS-CoV-2, va dal 16 luglio 2021 con motore epidemico variante inglese a motore epidemico SARS-CoV-2 Delta, poi motore epidemico SARS-CoV-2 con variante Omicron, sino al minimo dell'ondata Omicron avvenuto il 6 giugno 2022. Durante l'interminabile quarta ondata Covid, in Italia la popolazione era di circa 60,2 milioni di persone, sebbero oltre 13,2 milioni di nuovi infetti, con circa 39.179 decessi. Inoltre il Covid divenne endemico in Italia. Contestualmente, udite, in Giappone, nello stesso arco di tempo, dal 16 luglio 2021 al 6 giugno 2022, in Giappone c'era una popolazione di 125,5 milioni di persone, quindi i giapponesi avevano almeno il doppio dei problemi nella gestione Covid di quelli che avevano gli italiani. Nonostante i giapponesi avessero almeno il doppio dei problemi per la gestione Covid, ebbero appena 8.096.481 nuovi infetti ed udite, i giapponesi ebbero appena 15.783 decessi Covid, ossia in Giappone si ebbe appena il 40% dei decessi italiani. Una gestione dell'epidemia Covid in Italia in quarta ondata che, se fosse stata assimilabile a quanto fece il Giappone, allora l'Italia avrebbe potuto risparmiare circa il 60% dei decessi italiani, accaduti dal 16 luglio 2021 al 6 giugno 2022. Ecco, durante questo periodo, dal 16 luglio 2021 al 6 giugno 2022, le responsabilità politiche della gestione dell'epidemia Covid-19 furono interamente in carico al governo Draghi. Il fatto che in Italia sebbe praticamente il 39.179 decessi, mentre in Giappone nello stesso periodo appena 15.783, è una notizia che è stata coverappata e i giornaloni onioni e le televisioni onioni non ve l'hanno mai detta. Quindi se volete andare a destarvi dalla sindrome di Stoccolma che i mass media italiani, giornaloni onioni e televisioni onioni vi hanno provocato, vi consiglio caldamente di andare a cliccare sul link che trovate in descrizione per andare a svegliarvi il cervello andando a confrontare una realtà che è accaduta ma che i giornaloni onioni e le televisioni onioni non vi hanno mai raccontato. Ecco, non è finita qui. Sì, non è finita qui, perché praticamente durante la quarta ondata Covid, ossia dal 16 luglio 2021 al 6 giugno 2022, ebbe a detonare ai primi del 2022 la guerra in Ucraina. Mattarella, governo Draghi, quanto il Parlamento italiano decisero di fare la guerra alla Russia per l'Ucraina, nonostante l'Ucraina fosse un paese non UE, l'Ucraina un paese non NATO. Facendo esplodere una bomba economica da inflazione importata nell'energia, petrolio, metano, semilavorati, granaglie solitamente importate dalla Russia a basso prezzo, e facendo collassare l'export italiano di prodotti finiti in Russia e causando un rallentamento economico in Italia. Il governo Draghi non presidiò i confini durante la quarta ondata Covid. Entrò in Italia infatti la variante SARS-CoV-2 Delta. La variante SARS-CoV-2 Delta distrusse lo sforzo del generale Figliuolo, quale vaccinava con AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna. Il Figliuolo lottava contro un motore epidemico SARS-CoV-2 Alpha di variante inglese. E con i guariti Covid-19 di vaccinati, il generale Figliuolo, senza l'arrivo della nuova SARS-CoV-2 variante Delta, se i confini italiani fossero stati presidiati dal governo Draghi, ecco,
Gianni Figliola avrebbe condotto l'Italia ad infetti zero, così come accadde nell'autunno-inverno del 2021 in Giappone. Ma il fatto che nell'autunno-inverno 2021 in Giappone andò ad infetti zero soffocando l'epidemia Covid è un'informazione che non vi è mai stata detta dai giornaloni onioni, dalle televisioni onioni che hanno coverappato tutto. Il governo Draghi non presidiò i confini, entrò dall'India la variante SARS-CoV-2 Omicron. La variante SARS-CoV-2 Omicron distrusse lo sforzo del Gianni Figliuolo, che vaccinava con AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna e lottava all'inizio con un motore epidemico da variante Alfa inglese. Poi si trovò di fronte alla variante Delta che il governo Draghi aveva fatto entrare e poi successivamente la variante Omicron. Ecco, ma se fosse rimasto praticamente in Italia soltanto la variante Alfa da variante inglese, ecco, con i vaccinati e con i guariti il generale Figliuolo avrebbe condotto l'Italia ad infetti zero, così come accadde nell'autunno e inverno 2021 in Giappone, che ebbe a soffocare sostanzialmente l'epidemia Covid. In questa informazione che in Giappone nell'autunno e inverno 2021 ebbero a soffocare sostanzialmente l'epidemia Covid è un fatto che i giornaloni onioni non vi hanno mai detto, è un fatto che le televisioni onioni non vi hanno mai detto. Quindi io vi consiglio caldamente, per destarvi dalla sindrome di Stoccolma che i mass media italiani vi hanno occasionato, di cliccare nel link che trovate in descrizione e andare a confrontarvi con un muro di fatti, con un muro di fatti che non sono mai emersi dai giornaloni onioni, non sono un muro di fatti che non sono mai emersi dalle televisioni onioni. È tutta responsabilità del governo Draghi il ritardo poi della vaccinazione del booster di terza dose, perché in agosto 2021 il governo Draghi voleva chiudere la campagna vaccinale e gli hub vaccinali, e questo fatto causò una caduta delle consegne per il magazzino vaccini del generale Figliuolo, il quale si trovò in autunno e inverno 2021 di fronte a dover dare la terza dose di booster, ma con un magazzino vaccini sotto scorta e con i vaccini che erano stati fortemente degradati dalla circolazione e dall'arrivo e circolazione per mancato presidio dei confini prima della variante Delta e poi della variante Omicron. E entrambi i due varianti, la variante Delta e la Omicron, eludevano larga parte della protezione vaccinale. Vi consiglio di andare a cliccare, che trovate il link in descrizione, e confrontarvi con una serie di fatti che non sono mai emersi dai giornaloni onioni, non sono mai emersi dalle televisioni onioni italiane. In particolar modo ci troverete nella mia bloggata il link per espandere il tema: la brutta storia di procurata epidemia della chiusura degli hub vaccinali 2021 del governo Draghi. Il governo Draghi non presidiò i confini. Durante l'ondata di variante Delta e poi Omicron, il virus SARS-CoV-2 in Italia divenne endemico. Infatti nel 2022 non si raggiunsero mai i livelli minimi epidemici del 2020 e 2021 e quindi sfumò la possibilità di perseguire la strategia crisanti di infetti zero, perché in Italia non si può perseguire la strategia di infetti zero che il professor Crisanti aveva proposto e che era possibile, era ancora possibile nel 2020, era ancora possibile nel 2021, ma nel 2022 questo non fu più possibile. Inoltre l'uso ed abuso cronico di vaccini ebbe a creare le premesse del collasso immunitario, che si sarebbe poi verificato nell'autunno e inverno 2022 nella popolazione, rendendo inefficace il booster e la quarta dose, che non potevano essere somministrati alla popolazione in media ogni 3 mesi, ossia in media ad ogni comparsa di una nuova variante. A riprova di tutto questo fatto c'è che l'OMS ebbe a dire che la lotta al Covid non poteva essere vinta a colpi di booster, ma implementando una strategia come ad esempio quella giapponese, che nell'autunno e inverno 2021 andò ad infetti zero, mentre in Italia detonava una nuova violenta ondata da variante Omicron. Io vi consiglio di andare a confrontarvi con questa realtà, una realtà che non è mai emersa nel mondo dei giornaloni onioni, una realtà che non è mai emersa nel mondo delle televisioni onioni, che hanno coverappato tutto quanto e vi hanno occasionato la sindrome di Stoccolma. E non è finita qui. Come vi ho già detto, il link che trovate in descrizione, sarete catapultati al blog Mio Radar, dove troverete un muro di fatti
un muro di fatti indicanti praticamente data, fonte, un breve fonte pulita e un breve titolo che sintetizza la notizia e poi il link per andare a espandere in dettaglio la notizia. Non vi troverete nella mia bloggata fonti inquinate, quindi non ci troverete fonti della Stampa, non ci troverete fonti del Corriere, non ci troverete fonti della Repubblica, non ci troverete fonti del Manifesto, non ci troverete fonti della Huffington Post, non ci troverete fonti del Fatto Quotidiano, non ci troverete fonti di Tiscali News, non ci troverete fonti di Avvenire, non ci troverete fonti dell'Espresso, non ci troverete fonti di Famiglia Cristiana, non ci troverete fonti di Rai e Rai News, non ci troverete fonti di Mediaset, non ci troverete fonti della 7, non ci troverete fonti nemmeno del Sole 24 Ore dopo il 24 di ottobre 2021, ma prima del 24 ottobre 2021 troverete fonti, perché ancora era praticamente una fonte pulita. Tutti i link che troverete nella mia bloggata sono fonti pulite, dove ci si focalizza più sui fatti piuttosto che sullo spaccio massivo di propaganda e disinformazione. Assieme ai fatti che io ho registrato ci troverete, ordinati cronologicamente, una sintesi dei verbali del CTS. Potete leggere la mia sintesi oppure troverete il link nella mia bloggata che vi riporta dove poter andare a scaricare i verbali del CTS desegretati e andare a leggervi di preciso. E qui troverete tutto un muro di fatti che vi desteranno dalla sindrome di Stoccolma, una realtà che non è mai emersa dai giornaloni onioni che hanno coverappato tutto, una realtà che non è mai emersa dalle televisioni onioni che hanno coverappato tutto e hanno spacciato invece propaganda e disinformazione a secchiate e tonnellate. Che cos'altro vi posso dire? Ecco, per destarvi dalla sindrome di Stoccolma dovete andare a sbattere il grugno su una serie di fatti, andare a scorrere e a guardare, e all'interno di questo ci troverete una serie di domande che sorgono praticamente spontanee dal semplice confronto da i fatti che accadevano registrati dalle fonti pulite incrociati con i sintesi del verbale del CTS. Da questo semplice confronto nascono una serie di domande che però sono senza risposta, perché il pesce quando puzza dalla testa e il sistema difende se stesso. E in fondo alla mia bloggata troverete una serie di link sul contratto segreto, la strategia di rigenerazione di Soros, che se volete la potete espandere sia in termini di bloggate, qui ci troverete praticamente tutte le bloggate sulla strategia di rigenerazione di Soros, oppure la strategia di rigenerazione di Soros la potete trovare in dettaglio anche in un podcast, una playlist di YouTube, dove io ho raccolto tutta una serie di podcast proprio in specifico alla strategia di rigenerazione di Soros, all'interno dei quali gli stessi podcast troverete sempre il link delle stesse bloggate. Quindi per approfondire il tema della strategia di rigenerazione di Soros o fruite le bloggate e vi andate a sbattere il muso su una serie di fatti e su una serie di domande e di riflessioni, oppure vi andate a fruire praticamente il mio podcast. Questo è più o meno tutto. Il link per andare a espandere il tema memoria storica, come il governo Draghi gestì la quarta ondata Covid, lo trovate in descrizione. Questo è più o meno tutto, un saluto, ciao, alla prossima.